Allora, buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Spero bene. Allora, basso solo ancora un po' il volume perché è un po' forte. Devo averlo alzato per sbaglio. Ma ok, ho capito. Momento che lo abbasso dal mixer di Windows. Si deve essere rialzato di colpo. Meglio. Ok. Allora, buonasera intanto di nuovo. Se vi ricordate, è un po' che non giochiamo a Final Fantasy. E ci eravamo lasciati che avevamo recuperato praticamente tutti gli altri personaggi secondari. E dovevamo ancora fare un paio di sottomissioni. Intanto vi ho lasciato che facevo un po' di livelli con tutti in modo da non avere problemi poi dopo. E se vedete, diciamo che qualche livello l'ho fatto. E anche qualche soldo. Quindi, adesso, perché mi ci vede l'ombra così? Ah, ho capito, sì. Un momento, scusate. Decisamente meglio, un po' storto. Direi che è a posto così, perfetto. Allora, forse un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo ho fatto un po' di livelli, ho recuperato un po' di roba, tra cui anche qualche esper, tra cui il Chiactus qui da queste parti. Non mi ricordo bene il punto preciso, ma era in questo deserto, a random. Ho preso anche questa Quetzalli, anzi qua si chiama Quetzalli, nella spiaggia qua. Ho comprato gli Esper all'asta e adesso volevo andare a fare la torre dei fanatici. Infatti, se avete notato, avevo tutti i maghi in party. Un attimo un salva giusto per. E come vedete adesso abilità. Come magie nere hanno tutti ultima. Quindi adesso dovrei tirare delle botte che. Però volevo ancora prendere degli etheri prima perché non ne ho tanti. Etheri solo 40. Preferisco fare scorta, tanto soldi abbondano. Dove cavolo li vendono però gli eteri? Non mi ricordo. Vediamo qua. Dov'è il negozio degli oggetti? Ah, questo qua era quello. Eteri, tutti. Conferma, tanto ho soldi da buttare, quindi proprio non me ne è un problema. Perché in questa torre qua le uniche cose che si possono usare sono le magie. E quindi si useranno le magie. E se vi ricordate qua è dove abbiamo recuperato Strago, tra parentesi. Allora, fatemi solo vedere se c'ho tutto a posto. Scudo maledetto lo voglio ancora tenere. Perché ho preso anche questo nel frattempo. Allora, qualcosa che aumenta la magia. Vabbè, senti, pazienza. Non voglio perderci troppo tempo. Voilà, vai. Dovrebbero tipo morire tutti subito.
tutti one shottati. Non ho visto quanto mi cura un etere, adesso dopo guardo. Attacco alle spalle, oddio. Facciamo così, va? Facciamo attaccare lui. Cosa dovrebbe essere quella roba? Perché mi... Sì. Va bene. Strago appena fusione, così a caso. Allora, tu chi impari adesso? Che gli ho fatto imparare un po' di roba, ma... Diciamo che gli ho fatto imparare la roba fondamentale, per adesso basta e avanza. E per... Tanto basta e avanza. Voilà. Presondante, adagio. Mettere, allora sto... Se gli danno così quanto 50. Voilà. Tutti come muovi. Voilà. Ah, riescono ad attaccare. Maledetti. Urca, che male però. Strago, facendo energia direttamente, va là. Tenuto briglia, cosa fa? Ecco, ovviamente, che palle, non ho ordinato e giustamente tutti gli oggetti sono completamente a random. Briglia, uno sguardo molto rispetto nel stato zombie e pietre morte. Al momento non mi serve, ma sai mai. Attacco alle spalle. Grande che li para, parang. No. Vabbè. Se la vogliono così. Allora, oggetti, cuoco dorato. Oggetti, ricorriamo di nuovo anche a una realm e siamo a posto. Oddio, se è alta sta torre. Non so se hanno reflex o altro, non voglio neanche stare lì a provare. Voilà, muore già. Perché qua anche sono tanto simpatici che tanti hanno anche reflex. No, così, così. E muorono tutti. Preso levitazione, usiamo di nuovo qualche etere. Tipo uno qua e pace. Qua c'è una porta. Ho vista. Scudo di Genji. Guardiamo dopo. Anzi. Ordina. Qui guardiamo un attimo cosa fa, almeno, se fa qualcosa. Scudo generale proviene dalle stelle lontane, tipo fa una fucilata in mezzo di... Vabbè che sto anche guardando contro lo scudo maledetto. Ora tutto maledetto, quindi vabbè. Forse non è proprio un metro di paragone adatto.
Sancta. Non far male, non far male. Miss. Va bene. Ah, non siete morti ancora. Maledetti. Perché mi ha dato regen? Etere, allora oggetti antidoto etere, uno qua e uno qua, così quasi faccio andare tutte le gran pozioni, chi se ne frega. Ordine. Oh, che palle che mi hanno avvelenato sempre Realm. Antidoto qua. E tu Realm, va che fai un po' più male. Quello mi ha fatto male. Devo dirlo proprio che mi ha fatto male. Moriteci tutti insieme, bastardi. Merita un etere, va. Uno, due qua, anzi, e voilà. Dove so. Ed ecco il drago. Genui. Sono d'accordo che ho voluto lanciare magia. Stop. Ordine. E qua adesso c'è un altro drago. E basta però sti Sancta. Mi hanno capito? Ho messo Re-Raise perché ho ancora lo scudo maledetto, non voglio poi che. Ha fatto il tempo di fare energia. Ottenuto lancia sagra, mancano tre draghi. Allora fai un altro giro di energia. Oggetti etere, due qua, uno qua, due qua e due qua, uno qui, va bene. Perfetto. Adesso noi se saliamo ancora, in teoria dovrebbe già essere adesso in teoria, ma non ne sono completamente sicuro che cazzo sono quelli. Meno male non hanno fatto granché. E meno male morono tutti con un colpo solo. Etere, vai. Non ancora adesso. Non ha salito le scale.
Altri etere. Ricordavo fosse già questo piano. Ricordavo male. Ricordavo fosse subito dopo il drago. A quanto pare. Ah, non sono ancora morti. Ah, si attirano così così, non me la possono riflettere. E vabbè, ma siete anche scemi a farlo 2 volte sullo stesso. Per carità va bene, ma... minimo. Armatura potente. Loro mi danno regen e io gli tiro un'ultima. Ah, uno è fuggito, l'altro è morto. Va bene. Armatura potente. In mezzo all'effetto di vari attacchi elementali. Potrebbe essere interessante. Ma non la può mettere. Perdo una fucilata e mezza di rodo, però. Ah, lei c'ha già l'armatura potente, lei ha la bei maschera, che presumo sia una bestia in confronto, tanto non può metterla. E tanto meno lui. E quindi mi sa che staranno così. Ho paura. Tu li one shotti, quindi vai. Ovviamente dovrebbero... Quei mostri vanno in base ai livelli. Ci sono 10, 20, 30 fino a 90. E dovrebbero avere multipli di 1000. Cioè, di 100. Livello 10 ho 1000 di vita, livello 20 a 2000, fino ad arrivare ai livelli 90 che hanno 9000. Se ben ricordo. E quindi... Terra, eccolo qua, mi ricordavo un piano sbagliato. E terra che fa 9999 sempre. One shot a tutto in pratica. Quindi continua anche a farlo adesso, per favore. Il fatto che non posso attaccare. Usiamo tutti gli eteri, va? E vabbè, per 10 di mana non... Anima di Tamasa. Ed ecco un simpaticone che viene a rompere le balle. Tesoro di Kefka, restituiscici il tesoro. Ultima. Tu fai... No, fai l'ultima anche tu, va. Tu fai energiga. Energiga a tutti. Tu invece ti arrangi e ti fai un re-raise a te. Cambio barriera, fai pure. Continua a fargli anche 999 così. I nulls. Per evitare più che altro il countdown. No, tu continua allora a curare, va? O più che altro dai una curata forte a Celes prima che mi muore effettivamente. E tanto adesso spammo ultima anche lei, quindi... Facciamo fare un'energia. Vabbè, fai a tutti, va.
Continuo a fare Neo Giga. Mi sa che è finito così. Non posso più attaccare. Meno male che c'avevo Re-Raids. Cazzo, non me lo ricordavo questo. Porco cane, se mi sono salvato per culo. Mi sono letteralmente salvato. Salvato per fortuna. Adesso c'è solo il problema che non posso usare nessun oggetto per levarmi dalle scatole. E l'unica è andare giù a piedi. Ah, non è ancora morta. Però mi pare eccessivo andare. Grazie che mi ha curato. Ah, c'è un reflex, che palle. Va bene, beccati un'ultima. E tanti saluti. Drago, energia. E anche la torre è andata al tempo di scendere. Non basta, vero? Siamo due per sicurezza. Figurati se bastava. Perché mi dai rigene? Ah, perché così mi dà stop. Robe strane. Giù giù giù. Non mi ricordo cosa dovevo farci con l'anima di Tamasa, ma adesso dopo vedo. Non abbiamo fretta, dopo tutto. Etere. Antidoto. E anche la voglia di usare energia proprio... Ma di qua. Devo scendere adesso. Oh, che palle. Saltati in aria, va. E buonanotte. Antidoto, 1, 2. Facciamo un'energia, perché... Oggetti, etere. 2. Voilà, e voilà. Alla fine l'ho scorto, ho fatto bene a farla. Tanto effettivamente i soldi non mi mancano, quindi... Magari dopo faccio ancora un salto a prendere tutto di tutto. Dovrebbe bastare così, ma non si sa mai. Infatti non basta. Per uno, però. Giù.
Kimio? No, ma proprio che palle. Guarda che stava per attaccare, che one shottava sicuro. Qui mi dà aste, cioè. Abilità strago, Raids. Etere, non ne ho più tanti. Meno male la parte grossa l'ho già fatta, quindi adesso devo solo più levarmi dalle scatole. E adesso lo faccio fare a terra che li one shotta sicuro. Novecento a tutti. Per la serie, già che tanto pochi eteri, li uso bene. E me ne dà altri tre. Dove sono qua? Un giorno o l'altro anche lo scudo maledetto, spero che si smaledica. Una vita che lo sto usando. Ma non riesco a farlo guarire, diciamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo, cioè il primo piano, l'ultimo nella discesa. Non mi ricordo. Secchino da qualche parte. Livello 30. Poverini. Infatti, mi ricordavo. Avevo calcolato bene. Ci siamo levati dalle balle anche a quella zona. Salvare sì. Quindi facciamo un attimo un salto alla città lì dove avevo trovato gli eteri prima. Che era questa. Di cui mi sfugge assolutamente il nome. Nikea. E facciamo razzia di tutto. Peccato che non può fare l'indietro, perché sennò era molto più veloce. Confermo. E non c'è niente, no. Bisogna farlo così. Oh. Lago dorato. Pensavo di fare prima se lo facevo a mano sul digitale del pad, ma vedo che non ce la fa ad andare tanto veloce neanche lì, quindi lo apriamo molto prima così.
Compra. Uno lo faceva comprare. Panacea 22, oh mio Dio, ci metterò una vita ad arrivare. Sacchi a pelo, pazienza, le tende. Anche le tende ci metterò un po'. E voilà. Io ho ancora una fucilata di soldi. Tu mi vendi qualcosa di simpatico? No. Qua invece l'adamantino, bla 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 bla, no. C'era ancora qualcosa sotto? No. Quindi cambio parti per un'altra sottomissione. No, no, così. Cambio parti. Parliamo con Mogu giusto perché è più vicino. Cambiare sì. E mettiamo Celes, Terra, Sabi e Sian appena lo trovo qua. Che forse è rimasto. È quello che è rimasto lì. Basso di livello insieme. Ah, c'è ancora un Maru. Comunque. Il tempo solo di andare a controllare l'equipaggiamento. Fammi solo fare un attimo. Ma che vuoi togliere l'equipaggiamento a coloro che non sono in squadra. Perfetto. Quindi, equipaggia. Abin, tu eri già praticamente a posto. Tu direi che sei anche praticamente a posto. Sembrerebbe di sì. Mettere lo scudo di Genji. Elmo di Genji. Armatura di Genji. Giusto così, ma... E qua dovrebbe essere già anche tutto a posto. Anima di Tamasa. Spera che permette di lanciare due magie. Cambia comando magia in B-magia. Sicuramente non a lui. Sicuramente. Qui magari lo metto a Celes appena mi si sminchia. Voglio ancora imparare qualcosa. Gilgamesh, tanti saluti. Tu chi ca sta imparando? Prendi un po' di vita, va di Bahamut. Però ti levi dalle scatole. Grazie. Allora, il castello di Doma, che non mi ricordo, era già questo? Facciamo un salva per sicurezza. Castello di Doma, vado. E da qualche parte di qui, non mi ricordo bene dove, dovrebbe partire la sua commissione di... di Sian. Bastava averlo in parti, ma a quanto pare no, ho saltato ancora qualche pezzetto. Vediamo un po', gironzoliamo. Da qua che non l'avevo assolutamente presa, proprio andiamo. Ero già passato, ma non con Sian, quindi non... Ah, forse devo venire giù di qua. Se va giù, grazie. Perché infatti qua ero già passato, infatti è tutto preso, ma... Devo avermi... Avermi perso quel forziere là di prima.
Ma no, neanche qua, dove cade? Devo farlo partire! Devo usarlo proprio come... come leader? Non mi ricordo. Devo dire che non l'ho anche mai giocato. L'ho letto un pochino fa. Sai che lo devo leggere un po' meglio. Qualcosa mi dice che lo dovrei leggere un po' meglio, forse. Senza forse. Allora, come cazzo ci si arriva lì così? No, eh? Fatemi solo vedere un attimo. Sparirà l'audio un attimo. Sì, bla bla bla. Through the left door, then the right door inside the Doma Castle. To rest in the beds there. Ok, devo riposare nel letto. Ok. Ora, solo un attimo che rimetto tutto e voilà. Quindi il leader chi se ne frega. Al diavolo. Qua? No, non era qua, ma... Oh, aspetta un po'. Riposare un po' sì. Adesso dovrebbe triggerare. Direi di sì, visto che è rimasto ancora lì. Da Fook? L'Aragorn, Urlax, Moebius, tre fratelli del sogno, l'anima di questo uomo è nostra, questo uomo è nostra, immaginate cosa dice, buon appetito, buon appetito, buon appetito, ma che cazzo succede? Un momento, oh mio Dio. Ah, ci ha preparati tutti. Buon salva allora. Non so se farlo sui dati 2, va. Allora, direi che tanta scelta non c'è. Abbastanza senso unico. Così li piglia tutti, spero che li uccida. Sì, vabbè. Buonasera Scrappy, come va? Quanti punti esperienza anche? What? Ma va, fanculo. Ok. Qua si sta fottendo tutto. Ma letteralmente tutto. E ci credo che paga tanto. No, a parte tu. Ci avete seguiti fin dentro, sono di questo tizio. Non voglio combattere ora senza i miei fratelli. Arrivederci. What? Da fuck it's happening? Ho indovinato, tirando a caso, ci avete seguito il video? Sì, va bene, ciao. Ok, se non altro abbiamo recuperato tutto. E anche qua non c'è granché scelta. Ok, sta succedendo qua, non lo so più. È tutto fottuto.
l'antico Chrome. Ma solo wifi ho letto prima su Discord. Cosa cazzo sono quelle? Domani registro scheda wifi sul sito e chiedo, almeno vedo se ne sanno qualcosa. Prova! Siamo i tre fratelli del sogno. Eccoci, ora siamo tutti insieme e non avete via di scampo. La campagna verso la fine. Sì, sono le ultime sottomissioni queste. Proprio le ultime. Ultima. Ultima. Quanto si sono curati sti stronzi? Fate a cagare. Bastardi. Ok, meno uno. Meno... Cos'è l'attacco suicida qua? Sì. Era l'attacco suicida. Ma perché tu sei... Perché diventa sempre più fottuto? Sta diventando sempre più fottuto letteralmente. No, eh? Allora, momento che... Bel salva. Prendo tutto. Che ca... Ma sei un cretino. Ti dono robe, dai. Mi fate più avere il piacere di morire subito al volo, vero? No. Schiaffo. Voilà. Mi ha mutato così. Mi fa vaffanculo allora. Pure gli scrigni che trollano. Maledetti scrigni trollanti. Ma... Che cazzo succede? Ma che... Che vi faccio fuori così per... Quanto male gli ho fatto il primo colpo? A livello di cielo, ci credo con tutti i cosi che... No, volevo prendere forze qua prima. Pezzo di ferro. Buonasera Diego. Udo Focum. E per quello labbo si fotte. Sì. Extra pozione. Rompi goioni. Come va Diego? Tutto a posto? Dogelum. Dove casi qua? Sa. Non dici niente per cosa? Per il come va o... Giusto per capire, per regolarmi, mettila così. E lì non si passa, qui non si passa. Dovrò passare da fuori.
Benvenuto. Benvenuto. Mi pare che stia bastando un po' tanto su Shelter, sì. Diciamo che girano, ma si, accidenti se girano. Accidenti se girano, ma uso le extra pozioni, non ho neanche voglia di usare le magie. Via. Ma qua posso scavalcare? No. Come? Mangio tutto il mana così. Diciamo che ci sei andato un po' vicino. E poi tanto quelli ci sarebbero tutti i giorni comunque. Ah, buon divertimento, Scrappy. Grazie di essere passato. Ma mo, come ca esco da qua? O come continuo? Non ho visto le leve. A cagare, non le avevo viste le leve. Ma non, sinceramente non ci ho mai minimamente pensato, ma vabbè. Dettagli. Non ci ho neanche minimamente pensato ci potessero essere delle leve lì così a cazzo. Ancora. Dici niente, anche mia sorella. Lì purtroppo ci devi abituare. Ah, per questo. Mi avete rotto le balle. E morite tutti insieme. Maledetti, aggiungo. E pur di darmi fastidio sono morti in momenti separati. Che cazzo succede, ma? No scene puzzle, please. Posso passare di qua, sì. Per arrivare a tirare ancora quella leva. Ma dai! Vabbè, se non altro lo uccido lo stesso. Schiaff! Oggetti, ciliegia verde, tac. Abilità, Sabin, cura. Tira la leva. Sì, ma se mi dice... Non
almeno fa abbastanza danno. Ma uno ci prova. Non so che è difficile trovare il menu. Ti sincano forse non la rivedia perché su quelle con 4K 28 pollici questo. Dipende quanto li cerchi grandi e che risoluzione. Perché mi pare che ce ne siano anche a meno. No? Io non ho la minima idea di cosa ho azionato con l'ultima leva. Lo dico perché. Non ho la minima idea di cosa stia facendo. Ma sì, comunque per il G-Sync prepara. Ho avuto un attimino di non è di qua, togliamo il mouse. Che cazzo ho attivato? No, seriamente, che cazzo ho attivato? Messaggi dal futuro. Ops, non ho tolto il K. Vabbè, altro schiaffone. Ti tiro io gli schiaffoni. Ciliegia verde, voilà. E giù. Non mi ascolta. What? Che chiudi tutto. Quello rotante mi addormenta, grazie. Bastardo. Chiudo. Dai, svegliati. Dai. Vabbè, che ha addormentato anche l'altro, eh. Ok. No. Che cazzo ne so, fammi immaginare una roba del genere. Tiro a indovinare. Ho sbagliato. Oh, dormi, si sveglia ed esulta. Sì. Che cazzo ne so della combinazione. Ci fossero stati degli indizi anche solo lontanamente. Anche solo lontanamente, va, ecco. Naga. Tutti, porco cane, muori e via. Abilità Sabin, energia tutti. Provo ancora una combinazione random, così. Non era abbastanza random. Non mi pare che fosse stata scritta da nessuna parte, in qualche indizio, niente. No, eh. Non
so neanche se effettivamente c'entra qualcosa qua. Meglio tipo quello che sta dormendo una partita di calcio e ti strangola tutto. Non capisci, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto. Vogliamo ancora questo, poi piuttosto me la guardo su internet. Enter the pattern we discussed earlier. Quale? Momento che... Then enter the pattern we discussed earlier by closing the top right box. Ok, momento. Momento le balle, a quanto pare. La sto cercando anch'io. Ma non ti preoccupare. Ce l'ho già sotto il naso. Ce l'ho già sotto il naso. Allora, devo lasciare. Chiuso? Allora, aspetta, eh. Closing the top right box and bottom left and middle boxes. Quindi devo chiudere top right e middle e left. E vai. Allora ripristino solo un momento tutto. Ok, via questo. Quello effettivamente era solo un tentativo di perdi il tempo che vuoi e non lo troverai mai. E non con un buco di culo che metà bastava, quindi... Pace. Livello di terra. Abbiamo una tenda, già che ci siamo. Dove sono tende? Visto che ne ho giusto un paio. Ok. Salva. Sì. Sicuro di voler bagare la combinazione? Sì. Ah. Interessante. Sul serio devo riguardarmi un attimo un'altra. No, dai. Che cazzo su... L'altra leva, Kronk! Ma che cazzo succede qua in mezzo? Perché mi sono ritrovato su un Magitek random? Così! Ah, tutti su Magitek adesso? Ah. Ma io preferirei scendere, faccio più male. Non va bene uguale. No, perché... Bello è Titanfall così. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Va bene che sono dentro un sogno, per carità, ma si sta fottendo tutto. Per favore. Perché Terra fa il doppio dei danni anche? Non hai capito, esulta anche il robottone, il Magitek. Esulta tutto.
NNG più, sì. Dove cazzo devo andare? Non ritorno indietro. Si sta fottendo tutto. Ma... Che cazzo succede? Allora... Perché tu ne hai di più? Sì, Magitek. Ah, già che è vero che... Prova tanta più roba lei. Più. Proprio fatto più. Uno momento che non capisco più che cavolo devo fare qua. Minchia che palle, però tu troppi mostri. Frantumazione a random, grazie. Mi hai frantumato le balle e adesso ti tiro i missili. Maledetto. Tieni. Tutto tuo. Te l'hai preso? Tronzo qui. Ma quanto è fottuto? Pezzo. Non ho magia, Magitek. E voi attaccate chi cazzo volete, chi rimane vivo. Tanto. Vabbè, punta così. Quando un coso con lui incontra tre bottoni con il... Sì, comunque sì, più o meno sì. Ma che... Sta fottendo tutto! Per favore, salva mio marito. Salva Sian. Vediamo, che posto è questo? Lo sto chiedendo anch'io, siete nella mente di Sia. Vede tutto giallo? Giallo-verde? Mio marito Sia non si dà pace. Per quello, si è per quello che è accaduto a Doma. Era Doma, non Do. È sempre stato Dorma, l'ho sempre detto Doma. Vabbè. Quello che è accaduto al mondo è quello che è accaduto a noi. La disperazione era tanto profonda che un mostro di nome Condannato si è impadronito di lui. Condannato è un mostro generato di innumerevoli anime perdute nel corso di quell'antico conflitto. Stanno attaccando mio padre, aiutatelo! Mado adesso se gliene do per piacere, aiutate Sia. Aiutare papà. Ah, Mado adesso se gliele suono. Oh, se gliele suono adesso. Bisogna solo sapere dov'è più che altro. Poi salti per mio comunque. Ma così, quando fanno sì fanno le testate, sì. Sarà sul labirinto? Tu devi essere condannato, libera Sian. Troppo tardi, quest'uomo mio, la disperazione per la propria capacità di salvare gli altri lo condanna. Il suo dolore, la sua ira, il suo odio. Mi nutrono, ora mi nutrirò anche di voi. Vieni. Come at me, bro. Vieni, maledetto. Che cazzo sto...
Facciamo così prima che mi muora. Nel frattempo che... che cazzo succede, non lo so. Ah, lo curo. Ok, fantastico. Curati. Non li prendo tutti e due. Ma che devo... Ma ha detto che mi si impadroniva di uno dei corpi. Se io faccio morire qualcuno, spawna il boss. Non lo so, sono ipotesi. Non ne ho la minima idea di cosa cavolo devo fare. Tu cura tutti, vai intanto. Adesso c'è Teles che dovrebbe morire. Bla 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 bla. Sì, ma... mo? Non correre. No, seriamente. Che cazzo fare? Devo ancora andare avanti per tanto per far fuori queste fiamme barbone. No, perché posso continuare un po', sì, ma... Gradirei anche che arrivasse il boss vero e proprio. Anche perché queste cose continuano a spawnare per di più. Allora, scusate, ma devo di nuovo guardare perché che palle. Che cazzo c'ha? The easy way to X-Zone. Che cazzo è X-Zone? On? From the start. Ok, va bene. You will possess one of your party member. Oh, che palle, ho capito. Minchia che balle. Va bene. Allora, non è... Celes.
Tipo, sei stata di uno dei tre personaggi, ma non ti dice quale, giustamente. Quindi l'unico modo per scoprirlo è ucciderlo. Uccidere i personaggi, i propri personaggi, uno per volta, fino a capire chi cazzo sia. Chi è che gli rompi palle? E direi che non è lei. Quindi, non correre. Raze, terra. E mi dispiace Sabi, mazzuolati. Detta così suona male, effettivamente, ma... Ultima. Bronzo. Attacca da solo. È così confuso che si colpisce da solo. Sto cretino. Non duri tanto, non ti preoccupare. È così cretino che si colpisce da solo, sì. Non ti preoccupare, si era capito. Ah, finite di rompere le palle, dai. Tanto muori, dai. Oh mio Dio, no, non attaccare mai più, l'hai curato di un tantissimo. Mai più, Sabi. Piuttosto cura. OBS, calmo, ho visto un quadratino rosso. Ah, ma è morto. È morto. Perché mi fai spawnare di nuovo le fiammelle lì davanti? Punti magici, bracciale difensivo. Mi sono grato. Vivo le voci di mia moglie e di mio figlio che mi chiamavano. Tanto grazie a quelle voci affettuose. Cosa succede? Elaine, oh Wayne. Grazie, mio amore. Sei proprio forte. No, non ho potuto, manca, vabbè, non allora. E non ora. Un senza onore. No, ora non ti è mai venuto meno. Tanto deve saltare, però. OBS, calmati. Sempre insieme. Ma che tristezza. Excalibur, saremo sempre al tuo fianco. E una Magilite. Lo so, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Elenio rimarrà sempre nel mio cuore. Non posso più vivere nel passato, devo camminarmi lungo la retta via. Si è liberato di ogni dubbio e incertezza.
L'abilità di Samurai di Sienna ha raggiunto il culmine. Madò! Ti viene bloccato un maestro d'armi. Ma c'era una Magilite! Volevo la Magilite! No Magilite? Vabbè, non è che mi fa fare un riposino gratis, no, eh? Già che ci sono, no? Maledetto. Va bene, quindi anche questa sottomissione è andata. Facciamo un bel tenda. No, è troppo tenda. Su che ne ho 99 le faccio andare così. Un bel salva. E da qualche parte dovrebbe ancora esserci un drago da far fuori, ma non mi ricordo assolutamente dove Cappero sia. Vuoi cambiare? Devo dire sì. Sì, grazie. Lesterra, Sabin, Loke. Questa è la squadra, quella forte, diciamo. Giusto un pochino, però ho fatto merda qua e l'ho rielevato tutto. Prendi un po' di punti vita, va. Equipaggia Loke con ali del vento. E lo scudo più grosso che riesce a mettere, Egida. Sì, un po' sì. Cerchietto. Quanta destrezza magica così fico! Minchia, non mi colpirà mai. E lui c'aveva i guanti da ladro e bracciale, perfetto. Scudo maledetto, non si è ancora fatto furbo. Prendi i comandi. Facciamo un attimo un salva come si deve. Salva di nuovo soldati 1. Voilà. Ok. Allora. Per i draghi me ne mancano tre. Dov'è? So che due sono nella torre del dungeon finale, quindi diciamo che li tengo lì dopo. Me ne manca uno. Dove cacchio sarà? Dove Cappero mi manca? Allora. Non mi ricordo dove mi manca, accidenti. Dove Cappero era già. Non mi ricordo. Mi sa che lo faccio a breve, sì. Sono due isolette qua. Volevo attraccare un attimo in queste isolette inutili, ma no. A quanto pare non sono abbastanza inutili. Oppure sono troppo. Lo devo cercare perché non mi ricordo assolutamente dove siano. FS Dragons, 8 Legendary Dragons. Allora, grazie che mi dice. Allora, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Kefka Tower. Ancient Castle, questo dovrebbe mancarmi. Credo. Sì. Ok, forse ho capito. Devo andare a Collingen, a Sud Figaro. Tu pensi che mi ricordo dov'è? Dov'è? Northwest corner of the world. Ok. Northwest, tutto di là allora. Via il mal dalle balle. Esserci il castello.
la sala motori era qua già? Sì. Con suo son. Che roba è? Sono mostri. Il bello che penso è il microfono che si attiva quando parli, quindi il cane in sottofondo. Non è colpa mia. Allora, dovrebbe essere da queste parti. Ma non voglio vedere bene dove, quindi adesso andrò un po' in giro. E ci metterò, secondo me, quell'oretta a trovarlo, probabilmente. Secondo me è già qua, secondo me è già qua. Ma faceva tanto grosso e poi una mezza sega. Non era qua, eh? Giusto per la live, sì. Allora, tu uccidi quello, tu uccidi quello, tu uccidi quello, tu uccidi quello. Wow, non l'avete colpito né uno né l'altro. Ma dovrebbe essere qui nei dintorni. Vabbè, ma stava a 1500 farle fuori, questo qua ha sparato quasi 20.000, no? Così, tanto chi se ne frega. Ma qua sono di nuovo punto di partenza. Ho rubato pozione. Tocca a livello di Celes. Fatemi un po' vedere per bene, va, perché sennò qua continuo e giro all'infinità proprio. Allora, Nancy in Castle is a ruined castle buried between Colling and Sol Figaro. Ma quindi non devo venire qua, grazie a K allora. Dovrebbe esserci un castello da queste parti. Facciamo un po' un giro, va. Wow, wow, wow. Ma che palle, mouse. Un castello messo a random. Quindi questo dovrebbe essere Colling, eh? Giusto per conferma, eh? Figaro Sud. Ok, qua in mezzo dovrebbe esserci un qualcosa. Un generico qualcosa. Tipo un muro così a caso. Qua vedo anche accessori, fammi vedere nel frattempo se... Chi se ne frega, 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 tanto ce l'ho già, chi se ne frega, bla 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 bla. Quella roba, al diavolo. Ma forse per arrivare a quello là, effettivamente devo passare dal castello qua. C'è un po' di casino. Perché
Perché se ben ricordo, se io adesso passo di qua, qua dove sono i prigioni? Sì. Non mi si apre qua. Mi fai aprire. Mi apri. Non mi apre. Fa lo stronzo. Che bisognerebbe passare da lì. Devo passare di qui. Faccio passare adesso di lì. Andiamo tutto su. Sì, sì, va bene. Bla 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 bla, non c'è niente. Bla 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 bla. Cori 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 cori
momento che mi ricontrollo come capper entrarci. While traveling, allora, mentre via si viaggia sulla sabbia, l'addetto ai motori della nave dice che ha trovato qualcosa. Ma quindi, che cosa devo fare? Devo parlare col tizio. Vado a Figaro. Wow! Terreno è proprio strano. Forse siamo incappati qualcosa. Fermiamoci qui. Come ci arrivo adesso dalla. Ah, infatti adesso vedi che è aperto. Al primo passo, seriamente. Mi metto solo un attimo OBS in vista, scusate. E voilà. Blocco è salito di livello. Prendeva danni? Forse è meglio non farsi domande, pace. No, di questo non torno indietro. Qua c'è un forziere random. E c'è una porta. Cosa mi dà di bello? Ali del vento, dovrebbe essere. Vabbè, gli ho sminchiato tutti gli oggetti. Momento lirico. Potete uccidermi l'altro. Non dimmi che tanti vanno. Con tutta sta strada per dei tarocchi mortali. Delle carte. Immaginavo. Ma quindi non è di qua. Era semplicemente un giro uber lungo per arrivare fino a qua. Ho fatto tantissimo e non sei morto. Che noioso. Ok, quindi quella porta va al diavolo. Dai, 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 quanto manca di livello per tutti? Una vita. Di qua? Si torna semplicemente tutto indietro. Affarone.
fusione livello 4. Dimmi che mi prende nessuno, per favore. Dimmi che non mi prende nessuno. Tutti mi sfantastico. Dici così. No, oh, e questo? Grand'etere, grazie. Un po' troppi però ragazzi qua a rompere le balle attaccando, eh. Non prendetela come un'offesa, ma... Va bene. Si è offeso e... Sì, c'è un mostro! Ah, Bumbo! Oh! Tu! No, proprio tu! Che palle! Non c'ho Andantega, sì. Vai. No, pur cucan. Aia. Fai un energiga perché so che servirà a breve. Nemico non oggetti, ok, quindi posso bastonarlo tutto quel che c'ho. Oppure ho già fatto. Tutto per un gladio? Impregnato di potere divino. Effettivamente fa un bel po' male. Effettivamente. Ne frega, tu neanche puoi usarlo, quindi. Ok. Grazie, ma quindi a sto punto dove devo andare? Facciamo una cura che mi sono dimenticato prima. Qualcuno ha preso fusione. Ok, allora. E mo? Dai, che tanto non siete difficili, ho livellato tutti, siete delle mezze seghe in confronto adesso. Dai! What? Quanto? Sti Kaiser! Di qua. Sì, di lì, sì, certo. No, a parte gli scherzi, che devo fare? Qui non si passa da nessuno. Bau bau. Altro che bau bau. Bau. Bau bau proprio. Questo livello di terra. Ah. No. Qua. Troppi troppi mostri però, troppi troppi. Yeah.
Troppi, dai. Io 9.000 così. E c'è la spada divina. Non c'è un tubo, ok. Di qua si continua. Andiamo giù per la scala. Anche a loro fa molti più danni, perfetto. E c'è un punto di salvataggio, vuol dire che siamo nel punto giusto. Dove siamo? Sta cambiando colori. E sta succedendo. Un attacco Esper, sguinzagliamo anche i nostri! Mille anni fa una battaglia è stata combattuta in questo luogo. Odino è l'unico Esper che ci rimane. E le sue ferite sono guarite? Non importa se non sono guarite, non abbiamo altra scelta. Tutto dipende da Odino. Una città distrutta durante la guerra dei magi. Tante Zuken! Bello che li fa proprio vedere affettati a metà. Tante Zuken! Non ha avuto successo. Mi sa che però questo sì. Quello sì. Ah, però la... Aspetti un attimo. Devole, non avrei mai detto che mi avresti potuto trasformarmi in pietra. Mi fa parlare se... Una leggenda racconta di un'antica battaglia fra Odino, l'Esper e un potente Magus. La battaglia venne combattuta nella sala magna del castello. Chissà perché me lo viene a dire. Così a caso. E non una ragnatela comunque. Odino si è dissolto e quel che resta è un frammento di Magilite. Fatto un passo, che cazzo. Più. Urca, che male però. Ma dove diavolo? Muori lì. E che scherzavo, però calma. Gestisca l'ansia. Sfera glaciale. Porcina dorata. Lì no perché ci sono gli stroh. No, non è morto. Ha parato però. Grazie. Complimenti. Aumentato il livello di Locke. Ah, era una cosa unica lì, ok. Qua invece non c'è un tubo. Punto. Non è rubato niente. Ladro incapace. Sempre detto. Lo ripeterò ancora. Oh mio Dio. Che danni ridicoli che ha fatto. Mi sa che sono resistenti all'aria. Ok,
che da solo così. Coraggio. Io volessi aprire quelle porte lì. Non di qua. Va bene. Ho capito. Dall'altra invece c'era anche qualcosa, sì. Un lumino. Il mio tempestato di gemme lucenti, chiare della regina. Innamorata di Odino, vostro amore immorale? Lo so, ma la passione non conosce regole e ragioni. Ogni volta che penso a un nuovo uomo, bla bla bla, alla fine della guerra confesserò il mio amore. Devo. Ma non è perché si amano. Tutto extra etere, grazie. Ma con tutto ciò... Diciamo che poi se venite da soli non perdete neanche il tempo, tanto fate così. Risparmiatevi. Fatevi un favore. Ecco, così almeno se non altro merita già un po' di più. Accidenti. Dimmi che non fai 80. Di meno. Bla bla bla. Ce l'ho. Si è rimessa così a caso, ma vabbè. Completamente a caso. Ok. Non so probabilmente avrà attivato quelle leve là nella porta. No? Non so bene quante volte ho attivato. Ferma. Se effettivamente è cambiato qualcosa, non cambia un cazzo. Aspetta, però su di là ha chiuso. E tanto un colpo ti one shot, dai. Non venire da solo piuttosto. Ma poi effettivamente la... chiuso prima. Hai dato da fare? Che palle tutti sti mostri! Dai, allora, c'è un morca rompe le balle intanto visto solo adesso. Ah, c'era una porta lì. E non c'entra un tubo però. Cosa cazzo apre quella... Cosa cazzo succede quando uso quello? Pensavo di farli fuori tutti e due, ma no. Tutto il livello di Sabin, allora Sabin per festeggiare curi tutti. Così. Ah, sta scala non c'era prima.
eccolo qua il drago che cercavamo. Tsunami, così grazie. Allora io mi curo subito, maledetto. Ultima. Andantega non ce l'ho, porca vacca. Can, che scano allora. Grande che l'ha parato. Scippo. Momento, devo rubare prima. Livello 65. Va bene, resiste ancora un'ultima, poi però muore. Quindi svegliati a fare un ruba. E vedi di rubare, maledetto. Ruba, 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 ruba. Ah, non ho niente. E allora va al diavolo. Detto sempre in molto modo... fine. Zante zucche. Sono due draghi. Sconfiggere un nemico con una sola stoccata. Oh, accidenti. Grosso dubbio questo. Non è vero. Anche la regina è stata trasformata in pietra. Nella roccia si intravede una lacrima. Magite di Odino emana un nuovo potere. Odino è diventato Raiden. Che fa? Rapidità e forza più due. Taglia tutti i nemici in due. Dantezuke. Perché lì si chiama Shin. Dantezuke. Lama. Ok. Mi piace però che ti sei pietrificata così. Non posso farci nulla. Posso usare una pietra telemoto? No. Devo fare tutto il giro. Anche qua. Che palle. Facciamo buttuona, va solo. Calmiamoci un attimo perché sennò qua mi mangio tutto il mare. Ma tanto non fantullo, è vero? Oh porco cane, che male! Vado a cagare, voglio il vostro reflex di me. Morite così allora. Maledetti. Antiveleno. Spero che almeno dal dungeon qua lo posso usarla la pietruzza. Spero. Minga che spadone! Co! No! Niente, pietra telemoto! Allora, oggetti, tenda. Salva, sì. Ok, quindi ci mancano anche lì solo più due draghi che si ricorda la strada per uscire. Grazie. Si arriva sempre bene. Non volevo attaccarsi tu. Però va bene. Extra pozzi. Un altro qua. Pezzo di magilite.
ce la fanno ucciderli tutti? Sì. Lui ce la fa sicuramente, quindi non mi preoccupo neanche. Ho aumentato il livello di Celes. Pietro Telemoto, non posso. Che palle. Da qua posso buttarmi giù? Wow, lo spezzetta! L'ho spezzettato! No, eh? Va bene, farò il giro. Come tutte le persone normali. Purtroppo. Perché ha attaccato lui? Anche quello l'ho spezzettato. Livello 5, non attaccare nessuno, non attaccare nessuno. Miss. Ah, ne ha preso uno. Per la terra. Abilità Sabin Arrays. E via. In energia tutti va anche va. Ok, infatti tra l'altro non attaccano più i mostri, non rompono più le scatole. Non posso uscire perché devo continuare il viaggio con il. Riaccendiamo i motori. Tanto lo devo usare ancora una volta per tornare all'aeronave, quindi. Benvenuti, sì, buonanotte, riaccendi. Wow! E in teoria non rimane più niente da fare. Il terreno è proprio strano. Sì, vai pure tranquillo. Fai tutto quello che hai che va bene, ho già dato. Perché così magari ne approfitto per salvare e darvi la buonanotte. Così la torre di Kefka ce la vediamo al prossimo episodio. Allora, vieni bene. Cosa cazzo sono questi? Certo. Allora. Detti. Tenda. Lo uso tanto. Quindi, salva. Sì. Allora, sul rapido. Allora, mi manca 1, 2, 3, 4, 5 e spera anche. Perfetto. E non ho la minima idea di chi siano. Quindi, a sto punto, buonanotte a tutti. Grazie per la compagnia. E ci vediamo alla prossima, probabilmente domani. Quindi, buonanotte, ciao!